Zirek Brianza Lissone 13. Vediamo anche la situazione del tabellino per quanto riguarda la Faleria: 2 punti per Buini, 3 per Fratini, 6 per Rosicelli, 6 per Frati, 2 di Ranucci e 2 di Rosi. Per quanto riguarda la Sireg Brianza Lissone: 2 punti per Grassi, 4 per Vedovati, 1 punto per Rezzoagli, 2 punti per Galli, 4 punti per Pozzi. Questa dunque la situazione in campo, con la Faleria in vantaggio per 21-13 e con la palla in mano con 12 secondi per andare al tiro in questo frangente di gara. Faleria che ha avuto anche 12 punti di vantaggio a 4-53 dal termine, sul punteggio parziale di 21-9. Si riprende a giocare sotto la direzione, ricordiamolo, degli arbitri che sono Console di Firenze e Carfagno di Campi Bisenzio. 21 per la Faleria Basket Porto Sant'Elpidio, 13 per il Sireg Brianza Lissone. Rimessa in zona d'attacco per la Faleria, 12 secondi per andare al tiro. Sono in carica Michela Buini di rimettere in gioco questo pallone. Trova Frati, è rientrato intanto Frattini sul parquet di gioco a dare un po' di fiato a Rosticelli. Bisogna tirare, 5 secondi. Ranucci, palla fuori, un secondo per andare al tiro per il ragazzo della Faleria. E scadono ancora una volta i 30 secondi. Sciupata ancora un'opportunità per la Faleria, e Lissone con una buona difesa riconquista palla. È uscita nel frattempo Galli, ora in cabina di regia Picchio per il Sireg Brianza Lissone. Punteggio 21-13 sempre per la Faleria Basket. Penetrazione di Picchio, fallo commesso da Frattini, secondo fallo per Frattini. Rimessa in zona d'attacco per la compagine lombarda. Vedovati, ancora fuori per Picchio, penetrazione, il tiro e la realizzazione in sottomano di Grassi. Quarto punto per Grassi, 21-15. Frattini in cabina di regia per la formazione del Porto Sant'Elpidio. 16 secondi per andare al tiro, palla per Rosi, penetra Rosi, va a subire forse fallo, sbaglia il sottomano, la rimbalza è controllato da Frati che realizza 8° punto, migliore marcatrice dell'incontro. Frati 23-15, più 8 per il Porto Sant'Elpidio Faleria. E ora perde palla ancora il Lissone, rimessa in zona difensiva per la formazione di Enzo Catini. Ancora un cambio, esce con il numero 19 Rosi dal parquet di gioco ed entra con il numero 6 Basso Frattini. Frattini per Ranucci, cerca una compagna libera, Ranucci la trova in Frati per Basso. Basso penetra, perde per un attimo il pallone, lo recupera, serve ancora Ranucci, ancora per Basso e va in sottomano a sbagliare. Il rimbalzo è controllato da Lissone, ancora un errore incredibile. Poteva addirittura optare per una finta, fare qualcosa di più basso, comunque non fa niente. Si continua a giocare. Picchio, Picchio penetra, va al tiro, sbaglia. Il rimbalzo è controllato da Frattini. Frattini che guadagna una rimessa. Ancora un cambio, rientra Rosticelli nelle file della Faleria, esce Buini, esce anche Picchio, rientra Galli nelle file del Sireg Brianza Lissone. Basso, basso per Frati, sempre difesa a uomo quella proposta dal Lissone. Ora c'è una deviazione, rimessa per la compagine del Lissone. Grassi per Galli, 1:35 al termine, Galli in palleggio. 23 Faleria Basket Porto Sant'Elpidio, 15 Sireg Brianza Lissone. Palla in angolo per Grassi, penetra, va al tiro, sbaglia, rimbalzo ancora controllato però da Lissone. Galli, Galli in angolo, ancora per Galli il pallone,
Vidovati, Galli, difesa aggressiva quella della Falera. Galli, raddoppio di marcatura, fallo di piede di Ranucci. 58 secondi al termine di questo primo tempo, 23 punti per la Faleria, 15 per Restire Gabrianza Rissone. Grassi va al tiro da 3, lo sbaglia, si lotta sotto i tabelloni, recupera palla ancora Rissone, c'è il tiro e il canestro realizzato da Rezzoagli, terzo punto per Rezzoagli, 23-17, 46 secondi al termine. Basso, Basso cerca che compagna libera, la trova in Rusticelli, ancora per Basso, penetra Basso, scarica ancora per Rusticelli, penetra Rusticelli, fuori ancora per Frati, va al tiro, c'è forse un fallo, poi Rusticelli lotta, recupera il rimbalzo in Lessone, 22 secondi, Galli, buona l'azione di Galli in collaborazione con la sua compagna di squadra, vediamo decifrarne il numero, numero 18 Pozzi, sesto punto per Pozzi, 23-19, ora solo più 4 per la Faleria con 12 secondi al termine di questa prima frazione di gioco, 23 per la Faleria Basket, 19 per il Sireg Brianza Lissone, rimessa in zona difensiva per la formazione del coach Enzo Catini, ancora Rusticelli, forse un fallo su Rusticelli, la palla è lunga, deviazione, rimessa con 6 secondi, ancora favorevole alla Faleria. Se ne incarica Rusticelli, Rusticelli per Frati, c'è un fallo commesso su Ranucci, lo ha commesso Rezzoagli e per Rezzoagli ed è il terzo fallo. In lunetta Ranucci, fino ad ora Ranucci ha realizzato 2 punti. 23-19. Sbaglia l'1 più 1 Ranucci, 4 secondi, 3. Galli, finisce la finisce il primo tempo, dunque il punteggio Faleria 23, Sireg Brianza Lissone 19. La Faleria ha avuto anche un margine di 12 punti sul 21-9. Comunque ci risentiremo fra poco per la seconda frazione di gioco.